La noia, Angiolina Mango, recensione breve. Vediamo in questo video di oggi una recensione, no, di questa canzone. Beh, devo dire, una canzone che secondo me si è meritata di vincere Sanremo, perché probabilmente questa, come anche quella di Ricchi e Poveri, sono state, se a mio avviso, le uniche pienamente orecchiabili, belle, frissantine. Quelle, le altre, secondo me, non tanto, mia opinione. Questa canzone, come quella di Ricchi e Poveri, infatti, è ricca di verve, ha una bella musicabilità, non è soltanto una canzone parlata, ma c'è finalmente in sottofondo una bella, dolce, piacevole e garbata melodia che esprime in maniera impetuosa, diretta e completa una certa carica che riesce ad essere infusa, profusa e trasmessa nell'ascoltatore o nell'ascoltatrice. È un brano pienamente melodico, rispondente alle più alte esigenze, anche quelle di, chiamiamoli, orecchi più fini, ed è soprattutto una canzoncina che ti entra dentro alle vene. Musicandola, cantandola, elaborandola, si percepisce una piena, totale, completa sonorabilità che non passa di certo inosservata. Il risultato è una canzone gradevole, una canzone che non stuca, una canzone che non ti lascia con l'amaro in bocca, come anche quella di Ricchi e Poveri, sia ben chiaro, ma una canzone che comunque ti entra anche nell'ambito del ritornello che viene ad essere diffuso con gaudia competenza dalla bellissima e meravigliosa Angelina Mango, la quale Angelina riesce veramente a tirar fuori a grinta il carattere, l'orgoglio, riuscendo a tirar fuori, ripeto, grande verve e un pezzo musicale di effetto. Si merita la vittoria? Sì, certamente sì, perché è stata brava, biette e molto in gamba. Complimenti a Angelina Mango, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao a tutti.